rock and roll con Battisodo, che prova da tre e va a rispondere Valeria Battisodo. Dall'altra parte il pick and roll tra Tour e Petronite, molto ben fatto questo pick and roll, due punti facili per la Reina. No, adesso Bologna con Pasa, che va a realizzare ottimo impatto sulla partita per la numero 6 della Virtus. Qui un recupero i Barberis, che è veramente ovunque in difesa per la Virtus, e Alfredo Bologna che va a trovare altri due punti con Francesca Pasa, Anderson che fa partire il contropiede e Bestagno che chiude per Petronite. Riceve Bestagno, attorniata da maglie bianconere, da ancora Anderson, altro consegnato che trova Ivon Anderson che va a scaricare per Francesca Pan. Buona notizia per la Reier, si sblocca Francesca Pan. Anderson in possesso di palla, poi Petronite, bel gioco a tre, Anderson, Petronite e Bestagno. Pick and roll tra Anderson e Bestagno, molto aggressiva la difesa di Bologna. Petronite trova in angolo Ivon Anderson. Sinari per Pasa, subito pick and roll veloce con Barberis, poi Dojkic molto brava ad attaccare il close out di Penna e a trovare i due punti, sempre meno tre. Oh, importante questa situazione, Carangelo da tre punti risponde ad Elisabetta Tassinari. Finisce qua la prima semifinale della Vanilla Cup 2021. Romana Reier Venezia vince 69-61 sulla Virtus Cafredo Bologna. Sicuramente abbiamo impattato male, soprattutto mentalmente, questa partita. Sapevamo che potevamo soffrire la loro aggressività e la loro intensità, e ci siamo fatti trovare comunque un po' sbilanciati in certe situazioni. Non abbiamo pareggiato la loro energia iniziale. Poi dopo abbiamo capito che comunque forse la partita la potevamo perdere se continuavamo a giocare così, e quindi abbiamo reagito pareggiando almeno la loro fisicità. Poi è normale, la partita punto a punto si decide negli episodi. Comunque complimenti alla Virtus che ci ha messo in grossa difficoltà. Sì, intanto è stata una bella partita, combattuta e anche forse piacevole per quanto riguarda un po' lo spettacolo. È chiaro che noi siamo in difficoltà, lo sapevamo, però queste ragazze mi sorprendono giorno dopo giorno. Hanno fatto una grandissima partita contro una squadra che chiaramente anche ha delle defezioni, ma chiaramente ricordiamoci sono le campionesse d'Italia. E approfitto di fare veramente in bocca al lupo sincero al mio amico Massimo, perché comunque avrà una stagione importante alla guida delle campionesse d'Italia. Perciò niente, la partita l'abbiamo giocata con coraggio, quello che avevo chiesto in prepartita. Abbiamo cercato un po' di mischiare le carte in difesa, perché sapevamo comunque che avevamo poche rotazioni, volevamo preservarci dai falli, anche se poi alla fine la nostra giocatrice di spicco ha fatto subito tre falli. Però devo dire che siamo stati veramente bravi e abbiamo subito sotto canestro come immaginavamo, però essere a 54 secondi dalla fine lì pari con, anzi forse più uno, vuol dire che ci abbiamo messo del nostro, e soprattutto il percorso è quello giusto. Adesso abbiamo bisogno di recuperare energie e soprattutto recuperare giocatrici.